Sono il vostro Kamishibaya Vittoria. Vi presento il pinguino Luchino trova l'amore sulla neve. Il pinguino Luchino esce da casa da solo per andare a sciare. Il pinguino Luchino in seggiovia incontra la pinguina Maria. Il pinguino Luchino e la pinguina Maria sciarono insieme. Il pinguino Luchino trova l'amore con la pinguina Maria. Finito. Buonasera, io sono la vostra Kamishibaya Martina e oggi vi presenterò la mia storia, Nico e Bunny. Nico, un nigiri di salmone, si stava rilassando sulla spiaggia, sentendo il rumore delle onde del mare. Ad un tratto arrivò in spiaggia Bunny, una piccola banana verde, di quel colore perché non ancora matura, e si innamorò subito di Nico. La piccola banana, ormai gialla, visto che era maturata innamorandosi, andò a farsi un bagno al mare, ma andando troppo al largo e non sapendo nuotare, chiese aiuto per farsi salvare. Nico, innamorato di Bunny, si buttò in acqua per salvarle, ma non sapendo nuotare neanche lui, affogò con la sua innamorata. Affondati arrivarono i pesci impiccioni, che non avendo niente da fare, si misero ad osservare i due innamorati. Buonasera, sono la vostra Kamishibaya Miriam e oggi vi racconterò una storia intitolata Fili di Cofrog. C'era una volta una fanciulla di nome Lisa che scoprì di avere una rana nello stomaco. La ragazza, disperata, chiamò le amiche e si danno appuntamento al parco. Le tre amiche, dopo aver ascoltato la storia, le consigliano di sputare il rospo e, una volta sputato, di baciarlo così che si trasformasse in un bellissimo ragazzo. Allora Elisa, arrabbiatissima, scappa via e ritorna a casa. Rimasta sola, pensa a ciò che le hanno detto le amiche e tenta di seguire i loro consigli. Così, dopo averlo vomitato, lo bacia e, come d'incanto, il ranocchio si trasforma in un bellissimo ragazzo di nome Federico. I due insieme vivono tante avventure e tutto emozionanti. Grazie. Salve a tutti, io sono la vostra Kamishibaya Flaminia e oggi vi racconterò una storia. Questa storia parla di un alieno di nome Blobby, che un giorno atterrò sul pianeta Rangini. Quando scese dall'astronave, l'alieno vide un fiore e se ne innamorò e decise che voleva portarselo via. Ma non sapeva come, fino a che non gli venne un'idea, quella di costruire una teca bellissima in cui portare il fiore. E così fece, trovando dei materiali sul pianeta. Alla fine riuscì a costruire la teca e a portarsi dietro il fiore nella sua astronave, e vissero per sempre felici e contenti. La vostra Kamishibaya Francesco e oggi vi racconterò una storia. Un giorno la pera Francesca incontra la mela Alessandro. Si innamorarono. Il giorno dopo vanno insieme al parco. La sera vanno a cena e si innamorano ancora di più. Si sposano e fanno i figli. Wow.
solo il vostro kamishibai libero. Oggi vi racconterò una storia. Gli amici Scheletro e Don Giovanni. Un giorno uno scheletro incontrò un prete e diventarono amici. Un giorno lo scheletro si staccò la testa. Don Giovanni lo riattaccò con lo scotch e si bevessero una birra insieme. Buonasera, sono la vostra kamishibaia Valeria. Racconterò la storia tra le foglie e le piume. L'amore tra le foglie e le piume. C'era una volta un pulcino che camminava piangendo. Che c'è? Ti sei sognato? Il pulcino incontra un vaso con dentro una pianta. Aspetta. Nel pomeriggio fanno amici, si innamorano. Al tramonto scoppia un amore e vivono felici e volanti. Felici e contenti. Buongiorno a tutti, sono la vostra kamishibaia Tullia. Vi racconto la mia storia del cane al mare. C'era una volta, un giorno, un cane di nome Sasso che era molto triste. Voleva andare nel suo posto più preferito, il mare. Da lontano vede una cosa speciale. Era una balena, si innamorò e poi si baciano. Tutti, sono la vostra kamishibai Costanza. Vi presento la storia del cane e gatto. C'era una volta un cane che stava in casa. Un giorno incontrò un gatto. Il gatto Odorava i fiori. E davanti a un piatto di pasta si innamoravano. Buonasera, sono la vostra kamishibaia Emma. Vi racconterò la storia Amore vero tra mare e cielo. C'era un'orca di nome Blu, molto triste, e un gabbiano di nome Lili, pure lei molto triste. Dopo un po' di tempo si incontrarono e si parlarono. E si fidanzarono e vissero felici e contenti. Buongiorno, sono il vostro kamishibaia Lucio e vi racconterò una storia.
un'amicizia impungente. C'era una volta uno squalo, tutto solo, e all'improvviso arrivò una zanzara. Poi andarono sul fondo del mare e diventarono amici. Poi nuotavano, poi si sono innamorati. E si sono sposati. Buonasera, io sono la vostra Gaito Kamishibaya Arianna e vi racconterò la storia che si intitola Il maiale ci è rimasto male. C'era in un bosco un maiale molto stanco, ma vide una valle e si incamminò. Arrivò e trovò una bellissima casa. A un certo punto si innamorarono, allora il maiale gli chiese se si volevano sposare, però la casa non voleva sposarsi, allora si arrabbiò e gli disse di no. Allora il maiale ci rimase male. E vissero non felici e contenti. Buongiorno, sono il vostro Gaito Kamishibaya Riccardo e vi presento la mia storia. La maglietta super small. Un giorno la maglietta, una maglietta decise di scappare dal negozio. Mentre scappava dal negozio, incontrò una bambina. La bambina la prese e la mise in lavatrice. Però la lavò male e quindi la maglietta diventò piccola. Sono il vostro Gaito Kamishibaya Valerio, vi racconterò la mia storia. La carota bruciata. Allora, un giorno una carota compra una nuova macchina e ci vuole fare un giro. Mentre ci fa un giro, la carota fa un incidente e vola via dal finestrino e si infilza dentro l'orto. L'applauso deve essere per... Salve, sono il vostro Gaito Kamishibai Attilio. Vi presento il mio racconto che si intitola Il cetriolo e la forchetta cannibale. C'era una volta una forchetta e un cetriolo. La forchetta voleva mangiare il cetriolo, allora decise di infilarlo in una trappola. Allora lo invitò a casa sua e lo infilzò. Poi mangiandolo, c'erano gli unici pezzi del cetriolo. Si seppellirono e fecero il funerale con la sua famiglia. Bravo! Ciao, sono il vostro Gaito Kamishibaya Aurora. Ti racconto.
e vi racconto la mia storia. Le verdure al cinema. C'era una volta un broccolo e un pomodoro. Un giorno stavano passeggiando. Poi incontravano una pannocchia. E alla fine andavano insieme al cinema. Ciao, sono il vostro Camisciba e Francesca e vi racconto la mia storia. Allora, un cuore a me. Allora, c'era un panda e un unicorno che si conoscevano fin da bambini. Poi si sposarono. L'unicorno ha avuto un figlio. E lo chiamarono Pandacorno, però visto che era una specie stranissima, lo hanno dovuto imprigionare. Però dopo pochi giorni i genitori, rompendo le telecamere, riuscirono a liberarlo e quindi vissero felici e contenti nella loro giungla. Buongiorno, sono il vostro Kamishibai Brenno e vi presenterò la storia della fiamma. Una volta c'era un cane che abitava in un castello, ma un brutto giorno il castello andò a fuoco. Dunque, corse nel suo caveau per prendere tutti i suoi 7 tesori. Ma il piromane l'ha ucciso. Oggi assisterete allo spettacolo Misunderstanding con disegni di Mario Albanese. Allora, tanto tempo fa c'era un uomo che si chiamava Lazy D. Lazy D aveva un mantello viola, tanto per scriverlo, e aveva tanti cinturoni appoggiati, era un guerrafondaio. E allora andò ad ammazzare un signore che si chiamava Tio. Tio stava ammazzando delle persone, era un criminale. E allora gli disse, devi andare in prigione perché sennò ti ammazzo. Ma Tio lo sfidò a duello. Si minacciarono per qualche secondo, ma... Il signor Lazy D uccise Tio. Sfortunatamente, lo sceriffo della città pensò che il vero criminale fosse il signor Lazy D e non Tio. Allora cosa fece? Lo inseguì. E ovviamente il signor Lazy D scappò fino ad arrivare a un dirupo. Non sapendo cosa fare, uccise tutti. Li sparò uno ad uno e gli trafisse il collo con le sue frecce mortali. Ma alla fine, il povero Tio, che era ammalato di tubercolosi, tossì e perse l'equilibrio. Ciao, sono la vostra Gaito Kamishibaya, Giorgia, e oggi vi racconterò la mia storia. La morte felice. C'era una volta due cavalli che andarono in discoteca e si innamorarono. Si fidanzarono. Poi però il ragazzo in un incidente d'auto morì e lei era molto dispiaciuta. Allora si suicidò. Si mise un sasso nel piede e si suicidò. E si tramutò in un cavalluccio marino e vissero felici e contenti. Io sono la vostra Gaito Kamishibaya e vi presenterò la mia storia, senza titolo. E allora, c'era un polipo che trovò in un cassetto una penna e scrisse sul letto della madre qualcosa. E la madre, quando arrivò, si arrabbiò un sacco e lo sgridò e quindi lo cacciò via di casa.
e il polipo, mentre nuotava alla ricerca di un rifugio, venne pescato. E quando la madre andò a vedere cosa aveva scritto, c'era scritto "I love you". Buonasera, io sono il vostro camicibaia Brando. Vi racconterò una storia che è stata intitolata Tutto lontano e mina. Questi sono loro che crescevano. Poi si innamorarono. Gli davano tanti baci. Si innamoravano un possibile, un grandissimo cuore. Poi fecero delle uova. E furono contenti. E ti guardavano perché erano contenti. Nascevano i figli e qui finisce la storia. Sera, sono la vostra Gaito Kamishibaya Bianca e oggi vi racconterò la mia storia. Parla di un cane e un gatto. La storia è intitolata Animali in famiglia. Parla di un cane e un gatto che si vogliono sposare. Il cane è chiamato Ziggy e il gatto è chiamato Nina. Decidono di allevare un animale che è un pulcino. Poi decidono di fare dei cuccioli. Quando sono nati i cuccioli, vivono per sempre felici e contenti. Fine. Buonasera, sono la vostra Gaito Kamishibaya Viola e vi presento la mia storia Un amore impossibile. C'era una volta una mela e un hamburger fortemente innamorati. Un giorno il melo, il padre della mela, scoprì che la figlia si frequentasse con una schifezza. Una schifezza. E quindi ordinò ai due fratelli di ammazzare l'hamburger. E così fecero. La madre dell'hamburger, la maionese, e la mela trovarono il corpo dell'hamburger morto per terra. Allora, la maionese organizzò un combattimento tra il melo. Col melo. Ma subito i due si innamorarono. Purtroppo però la mela restò sola soletta. Fine. Buonasera. Sono la vostra Gaito Kamishibaya Viola. Stasera vi racconterò una storia che si intitola La leggenda di Grinky e Lucy. Un giorno c'era un orologio chiamato Grinky, che però segnava l'ora sbagliata. Allora venne cacciato via da Stanghetter. Mentre passeggiava, incontrò una nutellina chiamata Lucy. Allora si misero a parlare perché volevano evacuare il paese. Allora volevano andare a Parigi, perché loro stavano a Londra. Mentre parlavano, loro decisero di raccontarsi tutti i loro segreti. Allora la nutellina iniziò e disse che in pratica aveva perso un fratello che non lo trovava più da quando era piccola. Allora poi pure Clinky glielo disse e allora scoprirono di essere fratello e sorella. Fine. Buonasera, sono la vostra Gaito Kamishibaya Sofia
e oggi racconterò una storia intitolata Amore. Si tratta di un piccolo sushi e di una fetta di pizza che si incontrarono davanti a un cinema. Avevano dei biglietti in più, perciò decisero di guardare il film insieme. Il film fu bellissimo, perciò usciti dal cinema incontrarono una carta igienica e una fetta di cocomero. I quattro si innamorarono e si fidanzarono. Erano molto innamorati, perciò si vogliono sposare. E fu così. Dopo essersi sposati, però, dato il ciclo della vita, morirono la carta igienica e la fetta di cocomero, che erano le tombe erano nello stesso funerale. Perciò il sushi e la pizza, che ai tempi erano fidanzati, si rincontrarono e si chiesero che cosa ci facessero in quel momento, si dissero tutto e si rimisero insieme. Salve, io sono il vostro Baya Kamishibai Franco e la mia storia si intitola Le mummie. Un giorno una mummia si risvegliò dal suo sonno e voleva diventare faraone. E quindi svegliò le sue amiche mummie. E si mise a pensare anche quando era un faraone. Poi andarono al villaggio, ma per sbaglio, invece di riconquistarlo, lo distrussero. Quindi la mummia si mise a ricostruirla e il giorno dopo ridiventò il faraone come era prima e tutti li volevano bene. Buongiorno, io sono la vostra Konnichiwa Hanna. La mia storia si intitola La mia amica. Prima io ero triste, non avevo nessuna amica. Poi ho visto tante amiche. Poi una femmina è andata a me e ha detto: vuoi essere mia amica? E poi io avrò un'amica. Buongiorno, io sono il vostro Gaito Kamishibaya Pietro e oggi vi presento la mia storia Ninja nello spazio. C'erano una volta due ninja che stavano nel loro tempio ad allenarsi, però un loro socio Zanzara li ha avvertiti che un fantasma stava occupando la luna. Allora i due ninja hanno preso la loro navicella e sono partiti per la luna. Sono arrivati sulla luna e cercavano di raggiungere la cima del tempio dove c'era il nemico, però lui ha cercato di ostacolarli. Ma quando hanno raggiunto la cima del tempio e l'hanno trovato, lui aveva chiamato dei suoi amici fantasmi a combatterli. Dopo, una volta sconfitto il nemico, lo hanno preso e lo hanno riportato sulla terra. Buongiorno, io sono la vostra Gaito Kamishibaya Matilde e vi voglio raccontare la mia storia che si intitola Due amiche pesti. C'erano una volta un'insalata e un vino che erano migliori amiche. Un giorno litigarono, il vino si versò sull'insalata.
e qui, però il vino voleva fare pace e disse all'insalata: perché non facciamo pace? Loro fecero pace e vissero per sempre felici e contenti. Sono il vostro Kamishibai Raffaele. Oggi vi racconto la mia storia. La squalo e la balena. C'era una volta uno squalo che passeggiava per il mare. Dopo incontrò una balena e la balena se lo voleva mangiare. Dopo la balena deve di chiudere la bocca se lo squalo riusciva a scappare. Dopo finì tutti felici e contenti. Sera, sono la vostra Kamishibai Elena e oggi vi racconto le farfalle e un'ape. C'era una famiglia di farfalle e che stavano andando alla ricerca di fiori, ma e la più piccola si perse. Avevano trovato dei fiori quando si accorsero che la piccola non c'era più e quindi tornarono a casa per vedere se era andata a casa. Invece la piccola si era persa, aveva trovato un'ape, avevano fatto amicizia, l'ape l'aveva aiutata a tornare a casa. E poi l'ape andò a vivere con loro perché anche lei non aveva una famiglia. E così finisce la storia. Salve a tutti, sono la vostra Kamishibai Alice e oggi vi vorrei raccontare la storia che si intitola Dov'è l'ombrello? Un giorno l'ombrello era solo perché il suo padrone non lo usava mai e quindi era solo e si sentiva triste. Però un giorno arrivò una folata di vento e l'ombrello cadde per terra, uscì dalla finestra e iniziò a volare per il cielo. Arrivò alla spiaggia e tutto il tempo si sentiva, anche se era un po' solo, si sentiva felice perché era in un posto nuovo. Arrivò l'estate e incontrò un ombrellone e da quel giorno diventarono amici.